Vi riepilogo tutto molto rapidamente quello che sta succedendo. Intanto sapete della salvezza dell'Ascoli, della salvezza più vicina della Samer del Tese in Serie B. Dell'Ancona ne parleremo tra poco, sapete tutto, è a un passo dalla Serie B. La Scavolini è a un passo dal suo primo scudetto. L'Alno è in A1. La Cutiba, abbiamo seguito le vicende del campionato di pallavolo, sapete che si è comportata dignitosamente. La Yoghi addirittura ha vinto un titolo europeo, una Coppa europea. La Conad Fano è salva nella pallavolo femminile, questo. La Pallamano Camerano in A1 femminile è salva. Il calcetto ha consegnato un titolo italiano alle Marche. E poi bene a livello individuale l'atletica leggera, Narducci nel tennis, Ciocci il neo bomber dell'Inter, Scarafoni nell'Ascoli, trionfi nella ritmica a livello nazionale. Di tutto questo molto sinteticamente parleremo e accenneremo di questo e di altro con i nostri ospiti che vi presento subito. Non poteva mancare ovviamente l'Alno Fabriano in vetrina, quindi il general manager, lo vedete alla sinistra dei vostri teleschermi, Vito Amato, il general manager dell'Alno, al quale faccio subito i complimenti per la splendida promozione in A1. Come sapete, Amato viene da una lunga esperienza, quasi 11 anni, con la Scavolini Pesaro, ha costruito quel fenomeno che è la stata, la Scavolini Pesaro, che è la Scavolini Pesaro, ed ora si diletta a lanciare l'Alno ai vertici nazionali. Vetrina all'Alno Fabriano con il servizio che non poteva che preparare Massimo Carboni. Può andare il servizio. La Cantù delle Marche è tornata in Serie A1. L'Alno Fabriano centra la massima serie dopo 6 anni, ripetendo quel fantastico 1982 che propose l'allora Onchi come seconda forza regionale. La formazione di Montano, la società di Ceresani e Amato sono senza dubbio diverse da quelle di allora. Alla mentalità prudente di Carnevali è subentrata quella manageriale di Ceresani. Allo sponsor padrone Merloni è succeduto il più riservato abbinamento tedesco. Alla struttura fatta in casa si è contrapposta quella meticolosa programmatrice di Vito Amato. E se allora fu l'esploit di tante individualità a raggiungere la 1, oggi è stato il collettivo a centrare l'obiettivo. Giocare i play-out senza Servadio, forse il miglior tiratore italiano della 2, e con Benevelli infortunato nei primi turni, sarebbe stato impossibile per chiunque se non si avesse avuto il supporto di un'intera squadra, capace di sopperire le defezioni, di centrare 5 successi consecutivi, sui quali, anche se con un po' di paura, si è poi vissuti di rendita sino al turno di ieri. Fabriano è dunque nuovamente in A1. Come accade in queste circostanze, ora viene il difficile rimanerci. La struttura societaria, l'abbiamo già detto, è di quelle giuste. Amato ha già fischiato nelle orecchie di Ceresani, che ha goduto della promozione lontano dall'Italia. Ma crediamo che il vulcanico presidente abbia udito, e nitidamente, il fischio del suo general manager. La città della carta in questa occasione ha già il Palasport, mentre nell'82 fu costretta per un anno ad emigrare a Pesaro. L'ultimo dei suoi gioielli, Alessandro Boni, è anche arrivato in nazionale, chiamato da gamba non per una fase di sperimentazione, ma perché può costituire un valido ricambio. Servadio è destinato a seguirlo entro breve tempo. Marceo e Israel saranno la riproposta brasiliana e accanto a loro i Francescatto, i Sala, i Romano, i Benevelli e quanto di rafforzamento si potrà fare. Un successo non estemporaneo, quindi, sfiorato lo scorso anno, centrato in questa stagione. Ora l'augurio degli sportivi marchigiani è di rivedere l'Alno nel derby contro la Scavolini, campione d'Italia. Male che vada, occorrerà attendere 72 ore. Bene, Vito Amato, allora l'augurio degli sportivi marchigiani, conclude Carboni, è quello del derby con i campioni d'Italia e cugini. Un derby, direi, che ha un significato particolare per te. Certamente, la Scavolini rappresenta sempre un qualche cosa che non si può dimenticare. Lavorarci 11 anni è qualche cosa che nella vita rimane per sempre. E quindi per me... Io così ho detto ad alcuni amici di Pesaro, il giorno che la Scavolini vince lo scudetto, un pezzettino, sia pure microscopico, penso che mi appartenga.
Ecco, parliamo dell'Alno. A1 e la 1 forse è diversa dalla 1 che appena 2 anni fa aveva lasciato, mi pare 2 anni fa. Sì, sì, sì. Qualche cosa è cambiato, addirittura adesso si parla di filosofie diverse del basket. Con quale filosofia affronterete voi questa 1? Ci siamo resi conti che la 1 è qualcosa che si deve affrontare diversamente dalla 2. Per questo credo che il presidente Ceresani 2 anni fa mi ha chiamato per ristrutturare la società, per organizzarci, programmare. Avevamo parlato di una promozione senza poi ritornare in A1, con una promozione stabile in A1 entro 3 anni, e ci siamo riusciti in 2 anni, abbiamo un anno di anticipo, quindi siamo preparati, eravamo preparati e lo siamo tuttora per affrontare l'A1, e quindi adesso dobbiamo programmarci almeno per un triennio. Io ho le idee chiare di quello che si deve fare. Questo lo dico con molta, diciamo, fermezza. Se la società condivide, non che io voglia imporre il mio programma, ma il mio programma è frutto di tanti anni di esperienza. Se la società lo accetta, ebbene, io sono disponibile ad affrontare tutte le difficoltà della 1 ancora con l'anno. Se per caso siamo lontano, allora... È un'ipotesi che vogliamo dimenticare, sicuramente Amato sarà alla guida di questa società in A1 che si sta programmando per un campionato di vertice dopo la promozione. Io vi consiglierei, ci sono in svendita un certo Petrovic, lo comprerete? Guardi, all'affermazione che lei faceva qualche minuto fa, qualche secondo fa, cioè che gli stranieri sono determinanti, io devo dire che per noi gli stranieri si sono talmente integrati bene che hanno dato la possibilità ad altri italiani tipo Boni e tipo Servadia di venire fuori. Quindi è un guaio quando gli stranieri siano determinanti nell'economia di un gioco, vuol dire che poi tutta la squadra è dipendente e non sempre si raggiungono grandi risultati. La forza della Scavolini, di queste 2 straniere, secondo me sta nel fatto che questi 2 bravissimi giocatori, non conoscendo gli avversari, giocano senza preoccupazione di chi sia l'avversario, fanno quello che sanno fare e trascinano anche gli altri. E poi c'è un grande, meraviglioso giocatore italiano, il più grande che attualmente è in Italia, un giocatore magnifico, Walter Magnifico. Un'ultima cosa, lei ha detto ho le idee chiare, ho un programma preciso. In sì. Questo programma c'è la conferma dei 2 stranieri? Ma questo qui, siccome riguarda il futuro, allora prima parliamo del mio futuro, poi parliamo con il tecnico come doveroso e dopo si parla della squadra. Ho capito, non ci si può sbilanciare a questo punto, insomma. Non è giusto. Sul filo del rasoio mi sembra quanto mai opportuno, lo diamo a Vito Amato. Grazie. È un libro che tratta ovviamente di basket e sul filo del rasoio questa volta proprio l'Alno è riuscita a conquistare la sua prestigiosissima A1. Ci siamo ripresi quelle che abbiamo perso sul filo del rasoio l'anno scorso. L'anno scorso, giustamente. Bene, è tutto per questa sera, non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto, l'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo.